Ciao a tutti, io sono Pasquale, bentornato sul mio canale. Oggi qui assieme alla stupenda collaborazione del grande Massimo Cirignotta, che con due serie di video sarà qui insieme a me. 8 in totale, 4 pubblicati sul suo canale e 4 qui sul mio, dove si parlerà sì di risparmio e di investimenti, ma indirizzate a due particolari tipologie di persone specifiche. Sul suo canale troverai i miei interventi sul risparmio e sugli investimenti per gente diversamente giovane, come me. Per cui dai 40 anni in su, verso l'infinito ed oltre. Invece per quanto riguarda Massimo, lui avendo molte meno lune di me, mi sa di arcaico, ma come me, però insomma è bello, dai. Insomma, essendo lui più giovane di me, diversamente giovane non come me, ti racconterà la sua esperienza nel mondo del risparmio e degli investimenti, degli stessi concetti, ma da ottiche completamente diverse, da punti di vista che possono cambiare le carte in tavola. E qui sta il bello. E chi meglio di Massimo poteva farti capire come e perché, anche se giovani, è una cosa molto, ma molto importante avere un piano di azione. Massimo, come me, è un autodidatta del risparmio e della finanza personale, e di strada io e lui ne stiamo facendo. Ma abbiamo pensato una cosa bellissima. Se ci siamo riusciti noi, ma perché non condividere questa nostra esperienza con tutti gli altri che ci possono guardare qui su YouTube? Con te, che ci stai guardando in questo momento, in modo da darti spunti di riflessione ed aprire la tua mente magari a nuovi orizzonti finanziari. Devo comunque dire per correttezza che l'idea di partenza è proprio partita da Massimo. Io invece, fra un pianto e l'altro del bimbo di 2 mesi che ho soprannominato Godzilla, ho risposto di sì. Ma ora non ti voglio annoiare, non voglio annoiarti troppo, ma è meglio passare ai contenuti. E come Franco Ameri diceva a tutto il calcio minuto per minuto, che se sei giovane forse non conosci, ma se sei diversamente giovane come me sicuramente sai di cosa parlo, linea allo studio, anzi devo dire linea a Massimo, vai Massimo. Grazie Pasquale, ciao, io sono Massimo Cirignotta e da qualche anno sono un investitore autodidatta. Infatti investire credo che non sia così difficile come cercano di farti credere. In fondo, come tutte le cose nella vita, bisogna impararle. Ci vorrà tempo ed edizione, e qualche video utile al riguardo non guasta mai. Allora, pensi che sia troppo tardi per investire? Beh, penso che sei nel fior fior degli anni per investire, e se anche avessi un minimo dubbio, ti ricordo che il colonnello Sanders, grazie alla sua tenacia, realizzò il suo sogno all'età di 60 anni, e dopo 1009 no, creò una delle catene più grandi al mondo, la KFC, la Kentucky Fried Chicken. L'avrai vista, no? Di fianco a McDonald's, Burger King, quella catena che fa pollo fritto. Quindi se ce l'ha fatta il colonnello Sanders a 60 anni, a noi basta l'1% della sua tenacia. E anche l'1% della sua fortuna non guasterebbe. Quindi, perché dovresti iniziare ad investire? Beh, perché non vorrai mica basare tutta la tua vita sui soldi. Ho utilizzato una frase di Alfio Bardolla per farti capire come avere più soldi, paradossalmente, non ti farà pensare più ai soldi. La stragrande maggioranza dei giovani che conosco aspettano il giorno in cui accrediranno lo stipendio, come se fosse un miracolo pronto a salvarli. Immagino sperperino tutto il loro denaro ogni mese, perché altrimenti non vedo come io debba passare le mie giornate ad aspettare uno stipendio. Non scherzo quando dico che scopro quanto ho guadagnato solo dopo aver fatto un prelievo, perché in fondo so già quando prenderò più o meno di stipendio e non posso sprecare il mio tempo in questo modo, ma piuttosto sfrutto questi momenti per analizzare il mercato finanziario e programmare magari le mie prossime azioni da acquistare. Quindi, perché dovresti iniziare ad investire? Beh, la risposta è semplice, perché prima inizi, prima raggiungerai la tua libertà finanziaria. E a differenza di una persona magari ultra cinquantenne, puoi permetterti dei rischi maggiori. Rischi che ti permetteranno di crescere e di capire meglio il settore degli investimenti. Ma comunque, ti assicuro che in questa serie di video non parleremo di investimenti rischiosi. Uno, perché non ne ho le competenze per proporteli. Ti ricordo che sono un autodidatta e non un consulente finanziario. Tutto quello che sentirai saranno sempre conoscenze apprese e testate sulla mia pelle. E due, perché dobbiamo sì investire, ma immagino che anche tu come me fondi la tua vera base economica sullo stipendio. Quindi anche tu come me non hai poi così tanto tempo da dedicarci sopra.
Parlando delle motivazioni che possono spingerti e hanno spinto me ad iniziare con gli investimenti è quello di crearmi un futuro più libero, un futuro dove posso acquistare quello che mi pare, un futuro libero dall'oppressione della moda del momento, un futuro non più basato sullo stipendio, ma cercare di generare attraverso gli investimenti delle entrate accessorie. Che poi vedrai, non è che per forza entrare nel campo degli investimenti significa sborsare 5, 10, 20 mila euro. Puoi anche iniziare con piccolissime cifre e dai prossimi video lo vedrai, anche da 100 euro. Anche con 500 euro si riescono a fare già grandi cose. Anzi, vedrai che te lo consiglierò ancora di più di provare ogni strumento con pochissime cifre, in modo tale da fare le tue prove e da quegli errori addrizzare il tiro. Bene, direi che per questo pezzettino di video mi fermerei qui. Pasquale, ripasso la linea a te. Beh, lo avevo detto che non è uno sprovveduto, no? Vorrei tornare trentenne solo per avere la sua stessa motivazione e voglia di riuscire. Ma le ossa mi dicono che non posso. Tra l'altro spero che tu abbia fatto la brava persona e che ti sia iscritto sia al mio canale che a quello di Massimo. I'm watching you, eh? Però prima di lasciarti andare vorrei darti degli spunti di riflessione proprio partendo dal discorso che ti faceva Massimo e quello che trovi come mio contributo poi sul suo canale. Vedi, non devi pensare che sia tutto così complesso e incomprensibile appunto in questo mondo della finanza personale come molti vogliono farti credere. Ovviamente non puoi entrare senza criterio e senza un piano di azione a fare investimenti o delle operazioni di risparmio, ma sicuramente con una buona guida e con una buona dose di studio che non sia eccessiva, avrai sicuramente modo di padroneggiare quello che serve a te. Devi capire qui che non devi essere un mega esperto, e se hai un patrimonio sostanzioso ovviamente ti puoi sempre affidare a quel punto ad un esperto del settore, ma se sei un giovane come Massimo o un differentemente giovane come me, basta un pochino di buona volontà. Per esempio puoi guardare i nostri video e noi ti daremo una guida, anzi, per correggermi devo dire una linea guida che ti fa fare la cosa più importante, e cioè riflettere sulle tue finanze e su cosa puoi fare di meglio per te e per i tuoi cari. Ovviamente né io e né Massimo siamo dei consulenti finanziari, ma ti racconteremo solo la nostra avventura, la nostra esperienza personale, e poi da quello che ti diremo starà a te trarne le conseguenze e le soluzioni che ti vanno più a tuo agio. Ma una cosa io e lui la possiamo fare, proprio aiutarti ad aprire la tua mente da quella, diciamo, ottusità di come molta gente vede il denaro. Non il male, ma un bene che, se utilizzato per il tuo bene, per quello dei tuoi cari e per le persone che ti stanno vicino, anche per persone che potresti non conoscere in questo momento, è solo una fonte di positività. Ti ricordo tra l'altro che io ho un account Patreon, pubblicità, dove se vuoi puoi supportare il mio canale con un piccolo contributo mensile. In quell'account Patreon io pubblico solo ed esclusivamente contenuti che sono dedicati agli iscritti. Lascia commenti qui sotto per discutere di questo argomento e, ovviamente, soprattutto, fare due cose molto più importanti: iscriverti sia al mio canale che a quello di Massimo Cirignotta. Se il video ti è piaciuto ti ricordo che devi distruggere il pollice in su, iscriviti al canale e cliccare la campanella delle notifiche. E per quanto mi riguarda, per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!